nuotare. Sì, ho capito. Che ci volete fare?
La vita a volte è così meschina. Vincenza! Il mio vestito a doppio petto. Cosa volete fare? La vita è così. Vincenza! Le scarpe nuove. Nuove, ma quelle sono tutte sfondate. Lo vedete? È la vita. Vai in ufficio e il tuo collega fa il comodo suo. Ti assuda, perché tanto lui ho raccomandato e tu no. Torni a casa, il vicino fa il baccano che vuole, perché lui è un protetto. Persino il portiere ti manca di rispetto. Lo vedete? Ci vorrebbe qualcosa di più alto e elevato, un'atmosfera più alta. Ma io in fondo non ho grandi desideri. Mi piacciono le mele fritte con lo zucchero. Ma la bellezza è molto bella. E intanto il contatore della luce gira, lo stagnano, lo descremato, il gas in incontenza. Vedete? Thank you.
perdonare, signora, mille scuse. Ma secondo voci insistenti... Insistenti? Sembrerebbe... Sembrerebbe... Parrebbe... Parrebbe... Che dovrebbe... Dovrebbe... arrivare un milionario. Dovrebbe, sì. Sarà più poco. Un milionario qui, 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 qui. Gli stiamo preparando un ricevimentino fra intimi. Noi ci permettiamo di interessarci per via di quelle... piccole, diciamo, purtroppo... pendenze. A causa delle quali capirete bene come noi prendiamo a cuore, come condividiamo. Si tratta di un parente? Sì e no. Si tratta di un fidanzato. Ah, un fidanzato. Questo è tutto? Una semplice speranza. E speriamo. Io voglio i miei soldi. Qua se non escono fuori soldi, non mi muovo. Il professore mio genero regolerà quanto prima. Sì, ma è un milionario con i milioni. È sicuro? Si aggirano numerosi le stoffanti. Ah, le stoffanti? Ma... probabilmente il signore non frequenta gli ambienti. Ah, oh, il signore non capisce. Fatma. Digli tu che uomo era! Oh, mamma! Che intelligenza! Che finezze! E che calze! Sei bastimenti! Jots, mamma! E mi baciava la mano. In definitiva, si potrebbe sapere se fosse lecito come si chiama? Bemol. Bemol? Bemol? Avete detto proprio bemol? Sì, certo, bemol. Sì, ma adagio! Mi sembra Poltembemol. Poltembemol. Lindoro Poltembemol, signori, non è un uomo ricco. Oh no! Ma è un uomo ricchissimo! Ma è mostruosamente ricco! Possiede banche, treni e ben più di sei bastioni. Metropoli, giornali quotidiani. Come le persone
chiedendogli di anticipare l'arrivo e di prolungare il soggiorno, gli permetterà di godere con miglior agio la cara ospitalità dei signori. Egli potrà restare a pranzo e, forse forse, si spera, anche a cena. Sarà qui a mezzogiorno, i suoi gusti sono semplici. A pranzo e forse si spera, anche a cena. Mio Dio, ma che c'è? Che c'è? Che dobbiamo avere? Che abbiamo? Hanno riscaldato? Che mondo ha riscaldato? Sei a cui spagliarci di mano in mano? Gli altri rotti? Tovaglie col buco! Che figa, eh? E la colpa di chi è, eh? Vostra, vostra! Siete un uomo, hai detto! Ma te lo dicevo io! Te l'ho sempre detto! Non avere fretta! Un imbecille così! Ma lo trovi sempre! Calma, calma, calma! Non divaghiamo! Qui ci vuole il lampo, l'idea! Lo fatemi vedere l'idea! Tanto che la cosa si presenta seria e proficua, forse noi altri e ci sarebbe anche il caso che la si possa finanziare alquanto, e ben inteso in natura. In sostanza presteremo l'abbellimento del locale. Già, un'armatura romana, degli scudi dei due vari, avete presente? Quella mia spada dei templari, cose da mille una notte! Oh, io gli posso prestare al professore una giacca nera di mio marito davvero gentiluomo, di quando mi sposai. La tovaglia che ha ricavato la mia nonnina e gli ha messo un po' la frangia. Sì, oh sì, oh no. Qui non c'è tempo da perdere, portate tutto! Volevo! Sì, ma il pranzo, la cena, è genero mio, dovreste andare a parlare con il trattore. No, no, tutto tranne questo. Col trattore no, assolutamente, è un uomo volgarissimo, privo di pietà. Sì, lo so, voi avete paura, temete di parlare con quell'uomo solo perché noi gli dobbiamo qualche misero centesimo. Ma io non l'ho voluto, mi guarda minacciosamente. Vincenza? Scendete dal trattore, ditegli di salire perché il professore gli vuole parlare. Sì, scendo dal trattore che lo vuole il professore. Prenderebbe a pedate. Thank you.
romperò. Sì. È il trattore! E pare un po' agitato! Mi conterrò, mi conterrò. Coraggio! Signorina.
e pensavo di potermi dedicare solo qualche attimo nella mia giornata e invece può darsi che mi dedicherò in qualche oretta. E che tempo, e bei anni, del sorriso, che è fatto male, e invece mi beavo del sorriso di... Cleia, signor De Montclair! Terribile, terribilissimo! Ma io sono così, io sono distratto, io sono divagato, io mi dibatto, mi penso poco, ricordo anche meno, e cerco di non pensare poco. Ma la vita è indulgente con me, mi perdono, e mi concedi talvolta come un nappe, dico bene un nappe? Nappe? Di fare il suo miele, eh? Bene! Beh, adesso che abbiamo fatto la metafora, direi di metterci a tavola. Ma certo, te la metafora! Pensateci, intanto io mangio.
metti giù quella cotoletta. Ma ne ho prese solo due. Due ne ho prese. Giusto, e quando c'è l'appetito c'è l'istinto, eh? E va bene così. Lasciate fare a me. Eccellenza ignorante, quando è ragionevole, è molto delicata. Oggi decido io. L'istinto non sbaglia. Una bella cotolettina, signora. Oh, che signore di meriti, grazie. Quanti a voi, eh? Contessa? 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 Sì, scusate, sì. E voi non mangiate? La dieta? Guardate questi pesciolini, e come sono questi pesciolini? E come sono? I suoi ammarroni, i suoi stuzzichevoli, i suoi crohani. Non credete che siano un tantino pesantucci? Pesantucci? Non mi basta sentire nella roba il forno. E sono simpaticissimi. Sono simpaticissimi questi pesciolini. Come sono? Sono croccanti, stuzzichevoli. Li stimolano e eccitano. I succhi gastrici. Basta! Contessa! Contessa, ricordatevi del vostro stomaco. È proprio quello che faccio. Ah, mi passo. Sempre questo un pesciolino, ma lo prendo anch'io! Vincenza! Ma siete partita? Voi siete la cameriera! Posate quel vassoio e aspettate che i signori si servano! Qui! Thank you.
Grazie. Grazie. E sapete che io amo il pericolo? Ah, sì? Il brivido? Oh. E sapete che ho sparato al leone? Al leone? Sì, signora, al leone. Nella palla. A palla. Oh. Io tengo la palla in pallina. Oh. La palla. La palla. Oddio. Sono tutto un brivido. La pelle, la palla, la pelle di doca, ce l'ho dato anch'io. Vincenza? Che cosa aspettate a portarci un pochino di spumante? Eh sì, è anche un po' di dessert! Siamo sì, sì, venuti! Ma sì, sì, sì. Lo prenderei anche io! Qualche bicchierino? Sì, ah, sì, ma io vorrei le ciliegine sotto spiedo! Ma qua si fa genetica, qua si mangia e si beve per giunta e smoderatamente! E smoderatamente? Sì, smoderatamente per giunta! Vi scaccio. Come? Vi congelo. Vi pongo sul lastrico. Andate! Poi me la vedete voi col trattore! Vino era amabile e bravo! Mettono un bacco per dovrei. Le trombe! Sudiranno le trombe dell'Apocalisse! Crepe! Sopriranno crepe su tutta la terra! E sono un pezzo del vostro diluvio? Certo. Crepe su tutta la terra. Diluvio. E parlateci un po' della vostra concezione allora, no? La mia concezione? La mia concezione è questa. L'universo è una piramide di miasma. Sulla tua cima vi è il miasma massimo e concentrato. L'uomo! Questo è un concetto profondo! E che cosa fa il mio eroe? Decide di disinfettare la vita. E qual è il suo sublimato corrosivo? L'ironia! Il sarcasmo! Il sorriso! Voi capite? Mondiluvio si vuole! Mondiluvio si vuole! A diluvio! E ti fa! Ci credono molto nel rubinetto. Vedete, il rubinetto si apre e l'acqua cresce, sale, lo capite? Il simbolo, il sarcasmo, la beffa. Il diluvio che viene da di dentro, dalle viscere stesse, dallo stesso intestino cinico della società. Intestino, lo capite? Il diluvio che viene dalla vasca da bagno, dalla vasca di cloro, dai botti, dai botti. Batte e nuota nel corpo. Bravissimo! E di nuovo, evviva l'illustrissimo Arcibaldo Mattia, professore di computisteria! Bravo, 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 bravo! Ditatemi una scure, portatemi una scure! No. Dicendo portatemi una scure, per favore! Vincenza vuoi per spaventare. Mi siete già con la cacchetta, eh? Bravissima. Allora, andiamo da questi contorni. Sì, signorita, io conosco il pezzo di conoscere la strada per il vostro balconcino, ma me non conosco quella per il vostro balconcino. Dove sta? Nella mia cameretta, c'è la... Nella cameretta? Sì. E sorriderete per forza? Sì.
me non la date. Ah, non so se avete appreso che il pranzo è stato appetitoso anche a sentire la cena. Ma voi non avete visto il tappeto, la tovaglia, piccolezze? Ma sentite, sì, ormai voi il binario ce l'avete in mano così, così, così. Tranquillo, e mi piace tutto, mi piace il pranzo e mi piace tutto, e la compagnia mi piace tutto, state tranquilli. E infatti, ve ne ricordate quella mi piace? Oggi vorrei che tutto andasse a posto. State tranquillo anche su questo, la qualcuna mi piace assai, Voi mi levate un peso nel cuore, la sorpresa. È fluoriginosa, è grassetta, scottante, però quella siete prima. E allora, eccellenza? Sotto, eccellenza, fatto sotto! Non ti dubbare! Non ti dubbare, no, sotto, sotto! Sì. Sento in lontananza la musica, l'hanno messa per noi! Benissimo, benissimo.
Sarà una gioia per lei e lo sarà anche per me. Questo è veramente un gran duomo! Sì! Io l'ho sempre detto che era un uomo di grande levatura! Levatura? Un vero artista! Vabbè, ma voi conoscete i Diluvio? E che io non conosco Diluvio! E noi non conosciamo quell'opera! Voi scherzate! Ma se è l'opera più... più importante! Alla scoperta dell'America, e qua! Sì, qua e là! Che qualcosa c'era prima! Porcheria! Voi siete troppo buoni, ma in realtà vi devo confessare che l'opera ormai non mi appartiene così profondamente. Dovrò portare delle modifiche all'opera. Possibile? Sì, ve lo devo confessare. Qua e là nel Diluvio è colata qualche goccia acide, cattiva. Che brutto, fare i sarcastici, prendere in giro la natura. No, non serve. Non serve fare diluvi, aprire i rubinetti, mettere in ordine. È già tutto in ordine. Sì. Ma guardatevi intorno. La farfalla che svolazza sul prato, l'uccelletto nel bosco, le montagne, la natura, l'uomo che si terge il sudore, voglio dire il progresso. Gli istituti di beneficenza, le pesche benefiche, le invenzioni, dal più piccolo degli esseri insetti. Fino alla sua, le stelle, e le belle sere d'estate quando si esce fuori un giorno gelato, piccole lassù, che pensiero, che poesia. Imbecille! E siete pure ubriaco! Ma perché? Va tutto benissimo. Oh certo, va tutto benissimo! Il milionario vi becca la moglie e voi siete becco! Cosa dice? Dico che siete pure miracoli! No, ci deve essere stato un equivoco. Ma scusate, la persona che avete chiuso di là col milionario... Sì, adesso non la dice! Clerice mia! Clerice mia cara! Tosto crederei che il sole... Grazie! Fatma? Ma tu non sei di là? No, io sono qua! La chiave! Presto, chiave! La chiave! La chiave! No, la chiave non si trova. Ma come non si trova? Fatela saltare fuori! No, voglio sapere chi c'era dentro! Ditemi chi c'era dentro! Vostra moglie! Presto, un pacco! Chiamate un pacco! Andate la chiave, voglio saltare fuori, andiamo un pacco! No, 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 no! Vincenza, portatemi un veleno! La cicuta, portatemi la cicuta! Non ne abbiamo in casa di cicuta! E ancora andate a comprarne mezzo chilo, imbecille! Brutto! Lo so sicuro, mi fate freddo! Fatta, andiamo! L'avete fatta cadere in un tranello, quell'angelo, ma oramai è fatta! Come è fatta? Ma voi cosa state lì imparati, imbecille? Ma fate del cassetto, no, fate del piazza! Tornate, distrete, aiuto! Silenzio sepolcrale. È finito. È tutto finito. Finito. Certo. Portatemi il veleno. Bravo. Bravo. Ci siamo intesi. Questo si chiama un colpo. Voi siete ben diventato amministratore capo. Intendete. Factotum. Sto per svenire, lo sai. Ma voi siete l'uomo più furbo del secolo. Vi metteranno nelle enciclopedie popolari. Ma insomma, chiamatelo questo fabbro. No, fabbro fatato. Ma perché? Da tempo a tempo, professore, qui non c'è il genitore, c'è il fratello. Ma è tanto un conterese, ma effetto. E ci vuole per il decoro e il rango e l'occhio del mondo. Vi dovete disperare, disperare, dovete far fuori qualcosa. Sì, questo, spacca tutto. Dovete sfogarvi, fracassare.
Sì, lo permettiamo. Ma come no? Ma noi autorizziamo! Ma professore, ma non capite che vi si sta spalancando davanti un avvenire radioso? Ci le mangerete tutti i giorni e me le fette con lo zucchero. Il diluvio avrà un successo trionfale e vi farete rimettere i denti! Sarete un fenomeno! Rimettere dall'estero! Seducente! Importante! Affascinante! Giovane! Eccolo! Bello! La bellezza è molto bella. Intanto ordinavamo le carrettine con i polli fritti, i pesciolini, i zabaglioni. Perché io sempre le carote comprate sui carrettini e i miei alunni mi lanciavano le palline di carta e mi mettevano come lucertola nel registro. Ma io sono un professore! Sì, sì! Io ho un titolo di studio! Sì! Sì. Ho degli ideali! Sì! E ho diritto alla pensione! Sì. E allora lo sbatto io a quell'uscio! No. Cesserebbe di piacere. Il diluvio.
Vi prego, non costringetemi a chiarire e a rivelare delle circostanze segrete e delicate. Rivela. Ma voi mi conoscete? Io non conosco. Ma se vi dico che lo sono? Professore, noi dobbiamo essere tranquilli. Begorni è nominato amministratore. Ma di cosa? Di tutto! Sono amministratore universale. Davvero? Ah no, lo avrebbe detto prima. Professore... Perché non l'ho detto? Professore, voi volete che mi piace per il naso? No. Professore, volete che mi piace per il corpo? Lo sono. Volete che mi piace per il corpo? Lo sono. Adesso mi sbatto. Lo sono. Eccellenza. Scusate, qui si farebbe sapere, in pratica, come state? Sì. Molto bene, grazie a te, molto bene. Sì, ma vi sentite contento? Io mi sento forte, mi sento il snello e mi corroso. Beh, sì, ma siete stato bene. Ci credereste che sento già un zinzino di appetito, eh? E perché adesso di castruccio? Perché sì, amici miei, e mi sento forte, e mi sento vigoroso, mi sento snello, mi sento munificente e soddisfatto della vita. Sì, ma professore. Ma del resto, insomma, io vorrei saperlo. Del resto, siete contento dell'accoglienza? Sì, del trattamento. E del ricevimento. Ma io qui non ero soltanto ricevuta a presa verde, no? Sì, ma vi siete divertito. Di là. I del là. Ma c'è una cosina che mi ha fatto toccare il cielo con un dito, eh? La musica! La voce che non c'è che lei! C'è che lei! Quindi i concerti per tirare su e lo spirito dopo del rato prima del cena, eh? Eccellenza, il tempo! Mettimo me predilige e me amo e me lice e me coccola! E para mi, mi coltura come una pianticella, eh? E para mi il tempo è slucciata. E ogni ora che passa mi ama e me fa più bello! Io non sono un garrobo, no! Io sono una rosa, io sono un petallo! Eccellenza, c'è qui questo signore! Questo signore dice che voi lo avete nominato amministratore universale. Noi lo abbiamo molto, lo amiamo e gli dobbiamo molto, eh? Sì, ma lo è amministratore. Se ciò gli fa piacere, è chiaro che sì. Il professore, e guardate, lo siete, eh? Lo è. Te lo compro la volpe platinata. Non te l'ho detto perché volevo farti una sorpresa.
seguiti e non spiegarti. Io a volte ho dubito persino che tu mi ami ancora. Bene, io non capisco più niente. Guarda cos'è in mano. Guarda cos'è in mano. Io non ragiono più, non rispondo più di me stesso. Io sparo, sparo, sparo. Ma guardati, Arcibaldo, insomma, non c'è vestito che non ti venga davanti! Che c'entra il vestito? Ma non lo capisci, alla fine, che per una donna è umiliante, Essere così, essere poveri, non si usa più. Vecchio, vecchio, ecco che cosa sei, in un'epoca in cui nessuno invecchia più. Tu sei vecchio! Come vecchio? Ma sei solo un espione! Ma tu sei più che vecchio, sei proprio stantio, rancido! Rancido? Perché penso e mi immagino? Oh, Arcibaldo, se tu sapessi quanto mi sono annoiata in questa casa questi anni! Ma che aiuto! Ma tu mi amavi? Tu mi chiamavi biscottino, ti ricordi? Ma caro, è stato prima di sposarci! Per tua informazione, mia mamma sin da quando sono bambina mi ha sempre detto che sono così sveglio, carino, sensibile, che sono il suo cocco. Ma lo diceva per farti forza, per tenerti un po' su. Cocco, con quelle orecchie. Orecchie. E con quella bocca. Bocca? E il torace meschino? E l'odore? Ah sì, Arcibaldo, te lo devo dire, Tu hai un odore speciale. Un odore speciale? Sì. Imbottitura di vecchia poltrona ammuffita. Di vecchia poltrona ammuffita? Sì, ammuffita! Non ti sei mai accorto che per strada io ti camminavo sempre qualche passetto di scosta? Speravo non lo capisse la gente che ero con te. Si va al caffè, tu ordini e mai una volta che il cameriere ti dia retta. Quando lo fa, all'aria di compatirti. Vivere accanto ad un uomo come te, che non ha risorse, che non ha dinamismo, che non ha magnetismo, che non ha ardimento, che non incute, che non ha il passo elastico, che non osa nemmeno fare dei veri debiti, alla lunga non se ne può più, fa disgusto. E quei foruncoli? I foruncoli no, i foruncoli neanche bemolle. Avrà il passo elastico, non discuto, ma i foruncoli escono anche a lui. I foruncoli sono quelli per tutti. No! Ci sono foruncoli e foruncoli. E poi la dilatazione di stomaco, il pisolino dopo pranzo, i geloni e la vatta delle orecchie. Anche la vatta delle orecchie, capite? Basta, Arcibaldo, basta, è finita. E sai cosa ti rimarrà? Lo sai, ti rimarrà solo il tuo diluvio. No. Ma noi altri avremmo deciso di
farvi un regaluccio, ma dato che noi non conosciamo i vostri gusti, abbiamo pensato che a titolo di modesto presente voi potreste accettare questi. Inizia, professore, penserete voi a comprarvi ciò che vorrete? Un doveroso omaggio? Per esprimere al nostro idolatrato amministratore la nostra devozione, sì. Il nostro attaccamento, le nostre speranze. Sì. Piccolezze, signor amministratore, e se voi voleste, noi saremmo lieti di potervi offrire ben altro. Fuori ben altro? Permettete? Ma certo, coraggio, ho deciso di permettere tutto ormai. Sono o non sono l'amministratore? E che significa questo? Che se io darò la possibilità a voi di grattare una piccola somma, voi potete grattare una grossa somma a lui, no? È proprio così, professore Bello, proprio così. Tutti insieme d'accordo. D'accordo. Commercio, è commercio. Bisogna saper vivere, eh? Non sempre si può perdere. Come trovate i miei furoncoli? Vi stanno benissimo. Che cosa dite? Di nuovo? No. Sì? No. E cosa ne dite del mio torace? Ma sembra quello d'Apollo. E cosa ne dite del mio odore? Sentiamo. È una fragranza. E questo? Come mi state? Dipinto! E parlatemi del mio magnetismo. Voi, professore, possedete un vero fascino personale. Sì, lo so. Il mio comprendone non è si aperto. Anche il nostro. Qual è la vostra forza? Quella di essere, di sapere di essere ciò che realmente siete. Cioè, dei mariuoli. Mentre io... Mentre voi non eravate, ma non lo sapevate. Brava, tu sì che hai una mente superiore. Certo, come no. Non sei tu che hai avuto la brillante idea di migliorare lo zucchero col gesso e il pepe con la segatura? Sì, ma si digeriscono meglio. Sono meno piccanti. E non siete voi che fabbricate delle crocchette di pollo fatte con della carne d'asino morto di vecchiaia? Ma sono molto più sostanziose. E voi? Non siete voi che avete carpito qualche testamento a qualche zia mummificata e andate rubando le lire false per poi darle le elemosine? Ma i poveri spendono anche quelle. E voi? Non siete voi per caso che vendete dell'acqua marcia nelle boccette dicendo che fanno crescere i capelli? Ma male non fa. Oh, cara zia! Oh. Ma lo sapete che cosa va dicendo di voi mia suocera? Che avete i capelli fitti, l'arido guasto e che campate di raggiri. No! Cara suocera, voi sapete che cosa va dicendo di voi vostra sorella? Che avete cercato di sedurre quel bel giovanotto del lattimento, ma che il giovanotto ha preferito fare il punto, punto. Quanto a voi, sventurata fanciulla, vi consiglio di andare da mamma e dirgli che voi non siete miei figli, né mia moglie, né mio nipote, né mia suocera, né zia, ma che voi siete mia cugina, mia zia, mia suocera, e mia nipote, mia moglie. Correte! No, ma insomma, si può sapere cosa succede qui? Che i miei occhi si sono aperti. Da poco tempo vedo qualcos'altro. E cosa vedi? Vedo un diluvio, ma sopra il diluvio una barca, e sulla barca noi. Io sono l'ammiraglio, io, ammiraglio di una barca, in un mare fatto di trucchi, di mercanzie tarlate, bilancia domesticate, milionari, furuncoli, ladri, cornuti, impicci, pasticci, intrugli, guazzabuglie, fregature, imposture! Noi navigheremo su questo mare e stupiremo il mondo. E lei non è la figlia del fratello e della zia e del marito? Egli non è la nipote della cucina e della nuora e del suocero? Sei corso!
Sapete che io vi potrei privare dell'elettricità, del gas, dell'acqua potabile e di tutti i diritti civili, del diritto alla pensione. In conclusione, voi chi siete? Non lo so, signore, ma so chi siete voi. E cioè? L'essere più ripugnante che ho mai visto sul terreno. Voi siete un deficiente. Voi e i vostri miliardi vi danno l'idea di qualche assurdo macchinario, di qualche oggetto mostruosamente schifo. Già. E ora, addio! 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 Dove si può andare? Dove si può andare? Dove? Dove tutto si liquefa, tutto si squaglia e passa allo stato gassoso. Ma dove sono i cugini? Dove sono? Le parole ci sono, ma il guaio è che non ci sono più le cose. Qui non c'è più un chiodo di tempo. Non c'è più nulla. Non si sa più dove mettere il piede. Non c'è più nessuna via d'uscita. E il nulla. Persino le pistole oramai non sparano che acqua. Coraggio, professore! Ah, non sono morto? No, siete del tutto incolume! L'avete scampata bella!